confusione, poi c'è sempre qualcuno che gnam 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 ci mangia su, cioè conviene la confusione, conviene a tutti. Mario Giordano, solo Roma... Abbiamo censito... Solo Roma, dice l'assessore, sono 3.600. Quanto è diffuso in Italia questo fenomeno? No, è diffuso. Diciamo che Roma da sempre ha una particolare concentrazione, anche perché essendo il patrimonio edilizio molto ampio è molto più difficile da controllare. Abbiamo avuto molti casi a Milano, abbiamo avuto casi minori a Napoli, abbiamo avuto casi un po' in tutte le città. Io sinceramente prima ho fatto un salto sulla sedia quando il servizio diceva ricordate Affittopoli, perché ricordiamo Affittopoli, per me Affittopoli è una cosa che si perde nella notte dei tempi, quando ho iniziato praticamente, ero alle origini a metà degli anni 90 e abbiamo fatto la prima, proprio col giornale, la prima campagna di Affittopoli. Adesso che si faccia il censimento, viva Dio che si faccia il censimento, però mi cascano un po' le braccia, perché tutte le volte si fa il censimento e tutte le volte si scoprono delle cose nuove. Mi sembra che proprio questo patrimonio rischi di sfuggire. E oltretutto, l'altra cosa, se mi permette, mi sembra che alla fine di tutti questi errori non paghi mai nessuno. Ti citavo prima il caso di Affittopoli di metà degli anni 90. Fu fatto un processo il 23 marzo del 2000, i funzionari dell'INPS allora andarono sotto processo, furono assolti in 26 minuti perché il fatto non costituisce reato. Quindi mi sembra che ci sia, come dire, una lunga storia di impunità e di errori che si ripetono, che fanno sinceramente un po' cascare le braccia al di là delle ottime intenzioni dell'assessore. Ricci. Ma intanto io credo che bisogna... Sì, sì, facciamo sentire... Scusatemi, perché il collegamento è sempre un po' complicato. Poi dopo abbiamo tempo per parlare. Prego, assessore, poi ritorniamo in studio. Allora, dottor Giordano, volevo un attimo chiarire, proprio perché sono due temi completamente diversi. L'ERP era un primo tema. Il secondo tema è il patrimonio disponibile, quello che è affittato a dei canoni che non sono quelli di mercato. Noi su questi stiamo intervenendo. Io le faccio il quadro della situazione. I soggetti che stanno ancora dentro le case del patrimonio immobiliare di Roma disponibile, quindi non ERP, quelli che io in qualche modo devo valorizzare, sono ancora soggetti che stanno in equocanone. Noi siamo arrivati e abbiamo trovato una delibera della Giunta Marino del 2015, la 165, che blinda ancora di più questi soggetti. Non sarà più equocanone, sarà un canone concordato, abbassato, abbattuto di un ulteriore canone. Il commissario Tronca è saltato sulla sedia quando ha visto questa delibera. Non è difficilissimo. Assessore, basta. Sì, prego. Però mi perdoni, è vero che ci sono delle logiche mancate di visione, però ci sono anche degli interessi forti, perché in passato abbiamo visto, adesso non so dal vostro censimento cosa verrà fuori, ma nei passati censimenti abbiamo visto sempre che dietro a persone che si infilavano in mezzo poi c'erano tanti nomi noti, c'erano partiti, sedi di partiti, c'erano sedi di associazioni legate ai partiti, quindi come sempre io penso che la confusione non è semplicemente dovuta a una mancanza di visione, ma è dovuta al fatto che nella confusione poi c'è sempre qualcuno che gnam 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 ci mangia su, cioè conviene la confusione, conviene a tutti. Perché tu dici che la politica su questo, cioè gli amministratori delle città, poi voglio chiedere a Bestetti e Ricci, c'è una complicità, che vantaggio hanno? Se non c'è una complicità c'è un'inettitudine, perché vai a vedere, facciamo il conto, l'abbiamo fatto tante volte, voi stesso avete fatto dei servizi meravigliosi con Machiavello, qua da mia, quante case, quante palazzi sfitti ci sono, quante case sfitte, case che non vengono ristrutturate, quante vengono lasciate nelle mani dei racket, e allora quindi io non so se c'è una complicità o no, in alcuni casi è anche stata dimostrata, ma anche quando non c'è, se non altro c'è un'inefficienza, una incapacità di gestione. Bestetti, ripeto, è così, scusami, è finito. Sì, quando vai, vedi, vai. Tutte le sere raccontiamo di famiglie con bambini che non hanno una casa, di gente che va a dormire sotto i ponti. Poi è ovvio che si infila il racket si infila sull'inefficienza e l'incapacità dell'amministrazione di gestire queste cose. Allora.